Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti alla prima edizione del TG6. In apertura alle vertenze sindacali, a distanza di alcune settimane, sono tornati a protestare a penne i lavoratori dei reparti di camiceria e maglieria della Brioni. La decisione è stata presa a seguito della comunicazione da parte dell'azienda di accelerare per la chiusura dei reparti. Stefano Recanati. La paura più grande è quella di perdere il posto di lavoro, ovviamente. Stiamo vedendo un'azienda che da un po' di tempo non ci pensa più, non ci considera più, in pratica va dritta per la sua strada e non ci ascolta più. Rassegnazione nelle parole e nei volti delle lavoratrici e dei lavoratori di Brioni per una vertenza che sembra aver preso la strada del non ritorno. Per questo in mattinata le maestranze dei reparti di maglieria e camiceria, che a meno di novità ad ottobre del prossimo anno chiuderà i battenti, sono tornati a protestare davanti ai cancelli di penne. Purtroppo la paura è tanta e sta diventando una vita insostenibile dentro gli stabilimenti Roma Style Brioni, soprattutto per le ultime decisioni dell'azienda prese, che già sono state rese note, e anche per le ultime decisioni sulla gestione del lavoro per quanto riguarda anche l'orario di lavoro, il doppio turno istituito Covid a loro avviso, che noi abbiamo rifiutato come organizzazioni sindacali, però l'azienda comunque l'ha attuate allo stesso modo, giustificandole col Covid, che per noi comunque causerebbero anche un'ulteriore inefficienza lavorativa che potrebbero purtroppo causare altri esuberi, così come in passato è successo. L'azienda, oltre agli stabilimenti di Penne, Montebello di Bertone e Civitella, Casanova, ha una camiceria anche a Curno, in provincia di Bergamo, che a differenza del sito Vestino non sarà toccata da questa riorganizzazione. In effetti lo stabilimento di Curno ad oggi non conta nessun esubero, la nostra camiceria verrà dirottata su e quindi noi ci troveremo con 85 persone fra camiceria e 86 persone fra camiceria e maglieria. Ci troveremo fuori per la soppressione di reparto e stiamo cercando di sfatare ciò che per noi sembra impossibile, però cerchiamo di fare il meglio. La scelta strategica di chiudere questi reparti, proseguono RSU e sindacati, ci fa alzare il livello di guardia e ci fa pensare che questa possa essere solo la punta dell'iceberg. C'è il timore che non sia solo camiceria e maglieria le uniche fasi che chiudano, e questo ci porta veramente ad avere molto timore. Sappiamo che qui di giovani ce ne sono ben pochi, magari il più giovane ha circa 20 anni di anzianità di servizio, dunque per noi è veramente un problema, perché giovani al di sotto dei 30 anni non ce ne sono più. Sindacati in piazza anche per denunciare quel che accade al centro diurno psichiatrico di Via Vespucci a Pescara, dove la ASL ha deciso la chiusura coatta della struttura. Paolo Lenzetti. La CGL Funzione Pubblica di Pescara questa mattina, nel corso di un sit-in, ha denunciato il grave comportamento assunto dalla ASL di Pescara, che in disaccordo a tutti gli affidamenti presi e sottoscritti in sede istituzionale ha deciso la chiusura coatta del centro diurno integrato di Pescara, con il rischio di lasciare i lavoratori e le loro famiglie senza lavoro. Si chiede a questo punto all'assessorato alla sanità un tavolo di lavoro urgente per trovare immediate soluzioni. La situazione è gravissima, perché anche le testate giornalistiche hanno vissuto questa storia, sembrava, come dire, risolta per lo più. Invece tutti gli affidamenti, gli incontri, gli accordi sottoscritti in sede istituzionale, sto parlando naturalmente di prefettura, comune di Pescara, ispettorato del lavoro, da parte dell'ASL sono stati totalmente disattesi. Quindi, gravando sostanzialmente, mettendo in luce una gravissima violazione nei confronti dei lavoratori e dei pazienti psichiatrici, ma anche delle istituzioni che hanno accolto questa vertenza, che sembrava appunto incanalarsi su una strada risolutiva. Purtroppo, per totale responsabilità, o meglio sarebbe bene dire per totale irresponsabilità della ASL, ci troviamo a questo punto. Perché? Perché appunto la ASL aveva dichiarato e sottoscritto che tutti e 27 i lavoratori dell'appalto sarebbero stati tutelati nel cambio appalto, e invece abbiamo scoperto che soltanto 20, e quindi quelli ingaggiati al centro diurno integrato di Pescara, appunto dove siamo, verrà chiuso, e quindi 7 lavoratori verranno
licenziati. E c'è di più: i pazienti psichiatrici, i quali hanno bisogno di questo servizio, secondo la AS potrebbero essere spostati come pacchi postali in altre regioni. Ma qui noi abbiamo scritto anche all'assessore Verì, e spero che immediatamente convochi un tavolo per rimuovere questa situazione, ma perché noi la mobilità passiva non la dobbiamo sponsorizzare, perché significherebbe togliere servizio e anche proventi appunto alla nostra regione. Da come tu la vuoi guardare questa situazione? Una situazione non grave, gravissima, paradossale. È l'unica responsabile di tutto questo per non aver rispettato appunto gli affidamenti e i patti, è la AS di Pescara, nero su bianco. Proseguiamo con la politica. Si appresta a chiudere la sua esperienza da presidente della provincia di Chieti, Mario Pupillo, che questa mattina ha fatto un primo bilancio del suo lavoro durato 7 anni. Importante, ha detto Pupillo, il lavoro portato a termine sui conti dell'ente. Ascoltiamolo. 7 anni di presidenza della provincia di Chieti, tempo di bilanci. Pupillo, lei ha tenuto a precisare nel corso proprio della conferenza stampa il fatto soprattutto di aver rimesso i conti in ordine, i conti della provincia di Chieti, conti che presentavano delle criticità al suo arrivo. Sì, avevamo un disavanzo di 15 milioni di euro, più i tagli fatti dalla legge 16 la 90, avevamo circa 30 milioni di debiti, tant'è vero che il nostro dirigente e il revisore di conti hanno bocciato il bilancio. Noi l'abbiamo votato con il parere negativo. Questo lo devo anche alla parte di minoranza che quel giorno, il 29 dicembre del 2014, sostenne il numero legale, perché era una scelta anche difficile. Ovviamente non votò a favore, ma questo ci permise di andare avanti, se no la provincia di Chieti sarebbe andata in dissesto. La storia è lunghissima: abbiamo venduto degli immobili che qualcuno diceva l'abbiamo venduta ai privati, l'abbiamo venduta allo Stato che pagava l'affitto, e quindi adesso diciamo non lo paga più, ma ci ha dato quei 16 milioni di euro che hanno ribilanciato i nostri conti e ci ha permesso di un percorso di crescita nonostante la legge del Rio, perché in quel periodo abbiamo perso la metà dei nostri dipendenti, quindi siamo stati veramente azzerati da una legge sciagurata, che io ritengo sciagurata. Adesso qualche contenzioso che abbiamo vinto, gli swap che ci ha permesso di fare un salto di qualità, ci ha ridato 7 milioni e mezzo. Se avessimo perso avremmo dovuto pagare il doppio, e quindi questi soldi noi li abbiamo destinate alle scuole in prevalenza. Villa Santa Maria 2 milioni e mezzo per il convitto, perché il convitto i ragazzi devono dormire e vivere in uno spazio accettabile, 2 milioni e mezzo, 700 mila euro al convitto di Cerni e 300 al convitto di Chieti, che ha meno esigenze. E questo per dire che la provincia esiste, e questo per dire al governo: chiudete le province, perché così non si può andare avanti. O ci ridanno i mezzi o ci ridanno, diciamo, le forze, le risorse umane e economiche, altrimenti questa è una vita che non si può portare avanti. E si avvicinano le elezioni amministrative per molti comuni abruzzesi. Gianluca Baldassarre, ex Lega, è candidato sindaco di Francavilla al Mare, sostenuto da una lista civica. Tre punti del suo programma: quello della riqualificazione del fiume Lento. Sei presente a questa tornata elettorale con una lista civica, come mai hai scelto questa via del civismo? Giustamente io vengo dalla linea di Salvini, dove dice lui dà largo ai giovani, anche prima esperienza, che sono ragazzi da puntare, e purtroppo a livello regionale hanno scelto Roberto Angelucci, che è una bravissima persona. Un signore normale, una brava persona, però che non mi rappresenti a livello come primo cittadino qui di Francavilla. Ci pare di capire che non è molto in linea con quello che è avvenuto negli ultimi anni a Francavilla, perché logicamente vuole un cambiamento anche radicale. Di che cosa è allora, secondo Gianluca Baldassarre, che a Francavilla non va?
Allora, Francavilla, basta dire che il bilancio più o meno sta sui meno 8 milioni di euro. Più di questo io non posso aggiungere altro, perché quella è una carta d'identità che tu dai alla tua popolazione, ai tuoi amici concittadini di Francavilla. Quindi c'è da lavorare, da rimboccarsi le maniche e veramente lavorare sodo. Ad esempio, come si potrebbe fare collaborando anche con i cittadini per far sì che possa crescere, possa tornare questo lavoro? Allora, assolutamente sì, il lavoro, anche se non c'è, bisogna crearselo. Io nel mio programma, uno dei tanti punti del mio programma è la riqualificazione del Fiume Alento, dove si potrebbe andare a mettere benissimo 20-30 prefabbricati per ognuno dei due lati e dare la possibilità che solo i residenti di Francavilla, io amo Francavilla, per me Francavilla e francavillesi al primo posto, dopodiché possono venire anche gli altri. In che senso? Questi li farò un bando, ovviamente inizierò ad aiutare persone con difficoltà economiche, quindi con l'ISEE basso, inizierò a dare loro questi prefabbricati da 100-200 metri quadrati, che ognuno di loro, ovviamente con le qualifiche giuste, inizierà a dare tipo bar, ristoranti, pizzerie e quant'altro a tutte e due le estremità, così di portare i cosiddetti navigli, che è un grandissimo parolone, a Francavilla, dove c'è la concentrazione di tutti lì. Grazie ad una convenzione tra il Comune e il Tribunale di Teramo, 21 disoccupati iscritti al servizio sociale con reddito di cittadinanza saranno impiegati nelle cancellerie e negli archivi del Palazzo di Giustizia Teramano. Una boccata d'ossigeno per gli uffici giudiziari, che soffrono da anni di una gravissima carenza di personale. Ce ne parla Tania Bonici Castelli. Saranno 21 le persone disoccupate che attualmente percepiscono il reddito di cittadinanza gestite dal servizio sociale del Comune di Teramo a rafforzare l'organico amministrativo del Palazzo di Giustizia Teramano. Una vera manna dal cielo per il Tribunale di Teramo, che da anni soffre di una gravissima carenza di organico, soprattutto nelle cancellerie e nell'archivio. Il presidente Carlo Calvarese ringrazia l'amministrazione comunale di Teramo per questa preziosa convenzione PUC, acronimo di Progetti utili per la collettività, e spende parole di elogio per i nuovi arrivati, capaci, diligenti e pieni di entusiasmo. L'arrivo di queste nuove persone aiuterà nella carenza di personale di cui soffre il Tribunale di Teramo? Aiuterà senz'altro, almeno nel breve periodo, ma anche più a lungo, perché i progetti del Ministero, cui concorsi sono stati da poco banditi, non sono di immediata praticabilità. Se pensiamo ad esempio che il servizio di raccolta degli atti dai fascicoli in archivio spesso implica attese di circa un mese mediamente, capiamo che è un tempo inaccettabile. Una delle principali utilizzazioni dei lavoratori PUC del Comune di Teramo, fornitici dal Comune di Teramo, sarà proprio quello di riordinare finalmente il servizio degli archivi, delle cancellerie. Sono forse agli occhi di chi è estraneo all'amministrazione della giustizia servizi di minore importanza, invece sono essenziali. Le domande complessive per il reddito di cittadinanza a Teramo sono 2.185, in parte sono gestite dal Centro per l'Impiego e si riferiscono ai disoccupati degli ultimi due anni, 869 afferiscono invece al servizio sociale e riguardano persone o nuclei familiari fuori dal lavoro da oltre due anni. Saranno questi ultimi ad essere progressivamente coinvolti nei PUC. Ma qual è il loro identikit? Abbiamo trovato persone con un grado di istruzione anche particolarmente elevato, persone laureate, anche qualche avvocato ad esempio, psicologi, e comunque persone che hanno diploma che non riescono a rientrare nel mondo del lavoro. Sono persone che una fascia di età, quella che abbiamo dedicato al tribunale, tra i 25 e i 40 anni, persone che comunque hanno fatto precedentemente anche lavoro di ufficio, quindi comunque sono persone, diciamo, esperte e che sicuramente saranno un apporto importante per la gestione del tribunale.
Ad Avezzano è stato inaugurato il nuovo anno accademico di giurisprudenza dell'Università di Teramo. La presenza di questa facoltà nella Marsica è utile anche per la salvaguardia dei tribunali minori, ha detto il rettore Mastrocola. Il servizio è di Luca Pulzoni. Presentato nella sala consiliare del Comune di Avezzano, il nuovo anno accademico nella sede distaccata di giurisprudenza dell'Università di Teramo. Lezioni in presenza dopo la DAD imposta dal Covid e una sede finalmente a disposizione degli studenti, con aule studio e ampi spazi nei locali del CRUA. Il magnifico rettore Mastrocola ha rivolto un appello agli studenti per iscriversi alla facoltà, sottolineando la qualità dell'insegnamento e le prospettive future per i neolaureati. In ultimo, strategica la presenza della facoltà in un territorio che ormai da anni ha intrapreso una lotta per la salvezza del proprio presidio di giustizia. Penso che sia una presenza importante per il territorio, anche legato alla lotta sacrosanta che la città sta portando avanti per salvare il tribunale. Penso che la presenza di giurisprudenza vada in questa direzione. L'altro messaggio che voglio mandare è che si sta aprendo un periodo molto molto interessante per i laureati di giurisprudenza. Basti pensare alle 5.000 assunzioni per gli assistenti al processo, insomma, quindi ripartono i concorsi pubblici. Quindi il mio appello è anche al territorio. Noi abbiamo lavorato tanto insieme con il Comune e anche le varie amministrazioni che si sono succedute. Adesso aspettiamo una risposta del territorio. Aspettiamo che i ragazzi di tutta la Marsica, insomma, prestino attenzione al polo universitario di Avezzano, senza pensare a università online piuttosto che decantate università di città prestigiose. Dico semplicemente: pensate a far crescere la vostra università, perché solo quella di Avezzano è la vostra università. La docenza si fa in presenza. Io dico sempre: è stata benedetta la DAD, senza la DAD non avremmo fatto un passo. Noi la settimana dopo il primo lockdown eravamo già tutti online a fare lezione, i nostri studenti non hanno perso una sessione di laurea, non hanno perso una sessione d'esame, abbiamo continuato a lavorare esattamente come prima, però l'università e la docenza si fanno dal vivo, se si può dal vivo è tutta un'altra cosa, è chiaro, cioè si riesce a insegnare guardando le persone negli occhi, quando c'è uno schermo a separarti dalla classe si perde tantissimo, loro perdono in attenzione, il docente si stressa di più, avete visto episodi di esami di altre università che sono stati diffusi sui social network perché l'esaminando faceva una brutta figura, i ragazzi si stressano a vedersi così esposti a tutti gli altri. Adesso torniamo a fare il nostro lavoro in presenza ed è una benedizione perché chiaramente in presenza è tutta un'altra cosa. A Francavilla sabato 25 settembre alle 22.30, festa gay d'Abruzzo, Villa Paola contro l'omofobia. Ospite d'onore Mister Gay Italia 2021. Sabato a Francavilla al Mare si terrà la Festa Gay d'Abruzzo, un evento organizzato per contrastare l'omofobia. È questo il significato di questa manifestazione? Sì, praticamente Canal G Television, che è la televisione, la Onlus che organizza questi eventi in tutta Italia, ha scelto proprio l'Abruzzo come sede di questa manifestazione importante che partirà sabato 25 e poi continuerà, diciamo, per tutta la stagione invernale, sempre nella stessa location, che è a Francavilla al Mare, in Villa Paola, che è una villa esclusiva dove si fanno delle manifestazioni importanti. Diciamo che veramente l'obiettivo è quello di contrastare l'omofobia, perché ne abbiamo veramente bisogno in questo momento. Quindi sarà una festa molto particolare, con degli spettacoli, degli show, avremo un ospite d'eccezione che è Mister Gay Italia 2021, che è stato appena eletto, quindi il più bello d'Italia, gay, e questo, diciamo, che è l'obiettivo della nostra manifestazione. Possiamo dire che proprio sabato prossimo inizierà la stagione, chiamiamola così, invernale, degli eventi che voi organizzerete nel corso dei prossimi mesi? Sì, diciamo che sabato sarà un assaggio, diciamo. Poi ripartiremo il 30 di ottobre con un evento enorme e poi tutti i sabati a seguire per tutta la stagione. Un evento contro l'omofobia, questo è un problema di cui tanto si parla nel nostro paese.
Sì, è un problema che ovviamente riguarda un po' tutti, perché comunque noi vogliamo contrastare qualsiasi atto di violenza nei confronti di tutti, anche delle donne, dei disabili, tutti quanti. Non è soltanto un discorso che riguarda la nostra collettività, ma tutta la società, diciamo. Quindi credo che un evento del genere sia molto importante per ricordarcelo, non dimenticarlo, e perché è giusto che comunque tutti abbiano il diritto di amare e di vivere liberamente. Concerto d'eccezione ieri sera in Piazza Martiri a Teramo con Mario Biondi, guest star del Paolo Di Sabatino Quartet. L'evento, promosso dall'AIRC Abruzzo e Molise, ha avuto una connotazione benefica poiché finalizzato alla ricerca sul cancro. È stata una bella serata, molto apprezzata dai teramani, sold out in Piazza Martiri a Teramo per un concerto d'eccezione con uno degli artisti più conosciuti e apprezzati a livello internazionale. Mario Biondi è stata la guest star del Paolo Di Sabatino Quartet. L'evento ha avuto una connotazione benefica, poiché finalizzato a sostenere la ricerca sul cancro. È stato promosso e organizzato dal Comune di Teramo, dalla Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli e dalla Fondazione AIRC Abruzzo e Molise. Circa 600 gli spettatori, sul palco anche il sindaco Gian Guido D'Alberto, che ha sottolineato l'eccezionalità del concerto, l'appuntamento più significativo dell'estate teramana, per due motivi: per l'eccellenza della proposta e per la sua finalità. La presenza di Mario Biondi a Teramo la si deve al musicista teramano Paolo Di Sabatino, grazie ad un'antica amicizia e una collaborazione tra i due mai venuta meno. La musica ha messo d'accordo proprio tutti. Tra gli spettatori anche il sindaco di Giulianova, Ivan Costantini, che dopo le feroci polemiche di quest'estate contro l'amministrazione comunale di Teramo e i suoi eventi, si è complimentato invece con il sindaco D'Alberto in un abbraccio pacificatore. E ora lo sport con il calcio di Serie C. Stop di circa 3 settimane per il giovane centrocampista del Pescara Pompetti a causa di una lesione al flessore. Da verificare le condizioni di Ingrosso, che domenica scorsa ha subito un colpo alla spalla. Recuperato Clemenza, che contenderà una maglia a Galano nel match di sabato contro la Viterbese, direzione di gara affidata a Daniele Virgilio di Trapani. L'analisi del momento del Pescara nelle parole dell'ex capitano Michele Gelsi. Guarda, Pescara è specialmente in questo periodo molto esigente. Giustamente ha sempre avuto la fortuna di calcare sempre Serie A e Serie B. Adesso era tanti anni che non rifacevamo la Serie C, però penso che in questo momento qua la squadra stia rispondendo bene alle critiche ricevute gli anni passati, quindi è prima in classifica, sta facendo bene, ha un'anima finalmente rispetto agli anni passati, sa quello che fa, e vedo anche un pochettino più di attaccamento a un po' di appartenenza alla città, un po' di appartenenza che forse negli anni passati è venuta a mancare. Infatti i risultati non sono venuti. Il fatto di vincere negli ultimi minuti, questo significa che la squadra è sempre viva, ha sempre voglia di raggiungere un risultato. L'unica cosa, deve stare attenta, perché subiamo sempre i gol. Mi sembra che in tutte le partite che abbiamo fatto abbiamo subito gol. È normale che quando sei una squadra che deve vincere devi avere reparti omogenei, c'è anche già la difesa deve essere strutturata, deve dare garanzia, ma se non hai poi un buon centrocampo che fa filtro, che ti costruisce, e hai un centravanti che almeno in categoria ti garantisce dai 12 ai 15 gol, e i campionati è dura che riesci a vincerli. Però penso che gli acquisti che ha fatto il Pescara, specialmente davanti rispetto agli altri anni, quest'anno i gol dovrebbero venire, anche se ultimamente i gol vengono dagli esterni, dal centrocampista come Memusciai, ce l'ha già fatto, il terzino destro. Ieri doppio derby abruzzese in Serie D per il primo turno di Coppa Italia. Successi per Castelnuovo e Notaresco, eliminate Pineto e Vastese. I servizi di Roberta Di Sante e Jacopo Forcella.
Il Castelnuovo bissa il successo in campionato, batte il Pineto 3-1 anche in Coppa Italia e approda ai 32esimi di finale che si giocheranno il prossimo 3 novembre. Seconda sconfitta in 3 giorni per il Pineto che dopo il pasto falso in campionato cede il pasto anche in Coppa ed esce dalla competizione. Ampio turnover per entrambi i tecnici che danno spazio anche a chi finora ha giocato meno. A dispetto del risultato finale, il Pineto ad approcciare meglio la contesa sfruttando la vivacità in avanti del giovane Del Mastro e gli inserimenti di un propositivo della Quercia. Dopo appena 2 giri di lancette, l'esterno classe 2003 impegna Natali costringendolo ad alzare sulla traversa. La contesa si sblocca al 12esimo quando sul tiro cross di Della Quercia Orlando e Natali non si intendono e l'ex di giornata nel tentativo di salvare la propria porta beffa il proprio portiere per l'1-0 locale. Il Pineto insiste e dopo 2 minuti prima Esposito poi Del Mastro non riescono a trovare il raddoppio, ma l'occasione più ghiotta al 24esimo è quella che capita sui piedi di Cardella che a botta sicura costringe Orlando al miracolo con l'ex che si immola sulla linea e si fa perdonare evitando un passivo più pesante. Per la reazione del Castelnuovo bisogna attendere dopo la mezz'ora quando Pulsoni se ne va per vie centrali e carica il sinistro ma non è il suo piede e la conclusione imprecisa termina sul fondo con l'esordiente Montese a controllare. Si fa preferire il Pineto che chiude in avanti la prima frazione, allo scoccare del 45esimo Natale si salva come può, prima sul tentativo di Del Mastro e poi sul colpo di testa ravvicinato di Esposito, tenendo in partita i suoi. La ripresa inizia così come si era chiuso il primo tempo col Pineto in avanti, al secondo Pezzotti dalla sinistra mette in mezzo per la testa di Cardella, ma l'impatto con la sfera è impreciso e la palla si impenna oltre la traversa. Passano 2 minuti e Pezzotti si mette in proprio concludendo a giro dal limite con Natali che si allunga e para a terra. Gol mangiato, gol subito. Il Castelnuovo ne approfitta e nel giro di 3 minuti concretizza il micidiale 1-2 che ribalta la partita. Al 7° Ludovici serve Modugno che dal limite trova la conclusione perfetta e fredda l'incolpevole Montese. Passano 3 minuti e ancora Ludovici serve l'assist al bacio per Foglia che di testa insacca il gol che ribalta la contesa. Corre ai ripari Pomante che effettua un doppio cambio dentro Minnozzi e Domizzi per Camplone e Del Mastro e al 17esimo proprio il neoentrato Minnozzi di testa impegna Natale. Al 28esimo la gara si accende e volano scintille in campo a farne le spese Esposito ed Alfieri che rimediano entrambi il giallo. Alla mezz'ora occasionissima per Cardella che dai 25 metri su calcio piazzato c'entra in pieno il palo interno per la disperazione dei tifosi biancazzurri. Dal possibile 2-2 al 3-1 è un attimo. Sul capovolgimento di fronte D'Egidio, appena entrato, semina il panico in area biancazzurra e serve Modugno che insacca sotto l'incrocio per il 3-1 del Castelnuovo che ipoteca il passaggio del turno. Il Pineto è costretto ad arrendersi per la seconda volta nel giro di 3 giorni. Il Castelnuovo può esultare in attesa di conoscere il prossimo avversario. Aspettando la seconda domenica di campionato e del notaresco il derby di Coppa Italia del Savini contro l'Ovastese. 3-2 per la squadra di Massimo Epifani che avanza nella competizione grazie ad un Gassama semplicemente incontenibile. 3 volte a segno, tante seconde linee negli 11 titolari, rotazioni che servono ai 2 tecnici per portare al massimo della condizione tutto l'organico. Il pallino già in avvio dei padroni di casa, il piazzato di Massetti trova il tuffo di testa di poco al lato di Gallo in percussione offensiva. Piano piano inizia a carburare Gassama sul tiro centrale dal vertice dell'area di rigore al 7° replicato da Pesce, 5 giri di lancette più tardi seppur con esito identico. Di Feo è attento e blocca ancora notaresco al 1/4 d'ora, il binario è sempre quello destro, Massetti al traversone, Gassama per la girata alta, la risposta la prima di una Vastese con 8 under in campo dal 1° minuto al 24esimo, Ferramosca gira un suggerimento di De Angelis trovando però un muro all'interno dell'area di rigore, sul ribaltamento veloce c'è ancora Gassama, stavolta in veste di assistman, trova Pampano che col diagonale cerca il vantaggio ma trova la risposta coi piedi di Di Feo. È l'antipasto però del gol che arriva al minuto 28, Bellardinelli da destra per Frederick, dalla parte opposta a sinistro violento che il portiere della Vastese devia in corner, sugli sviluppi del quale Gassama, imbeccato da Massetti, gira alle spalle di Di Feo il pallone del vantaggio notareschino nonostante l'estremo tentativo di Ferramosca. 6 minuti e Gallo in anticipo serve verticalmente ancora Gassama che apre il turbo e batte ancora l'estremo aragonese con un tocco morbido. 2-0 per il rosso-blu di Epifani.
Chiusura di tempo con la rete ospite che accorcia le distanze. Il piazzato di De Angelis trova Martiniello lasciato solo, libero di colpire di testa. Stavolta è Mariani a dover capitolare per il 2-1. Ultimo sussulto della prima frazione con Di Feo che si supera sull'incursione in area di Pesce. Secondo tempo con la Vastese a caccia del pareggio. L'iniziativa di Scafetta al 55esimo termina con la conclusione insidiosa deviata in corner e all'ora di gioco con la punizione direttamente in porta di De Angelis che Mariani smanaccia in calcio d'angolo. Epifani richiama Pampano per Bana, da Dario Montesi e Martiniello per Di Filippo e Alonzi. Aragonesi decisamente più in palla, però al 69esimo la difesa di casa chiude in qualche modo sul traversone basso di Scafetta anticipando il tocco sotto misura di Ferramosca e il pari arriva come conseguenza logica di una ripresa praticamente tutta biancorossa. Alonzi lavora un buon pallone sulla destra e serve l'inserimento di Sansone per il 2-2 comodo. Pari però che dura solo 120 secondi perché al Notaresco basta e avanza l'ennesima fiammata del pomeriggio di Gassama, lanciato in campo aperto, sigla la sua personale tripletta col destro che trafigge Di Feo. L'assalto della Vastese, benché veemente nel finale, non regala il sigillo della parità. Al secondo turno va il Notaresco dunque. Domenica si replica al Savini, ma stavolta sarà campionato contro il Trastevere. Impegno interno per la Vastese con il Vasto Girardi, ma sul neutro di Agnone, aspettando che il terreno di gioco dell'Aragona sia presto pronto. Questa era l'ultima notizia, i servizi che avete visto li troverete su YouTube e sul sito tv6.it. L'informazione tornerà questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.